Una partita per regalare un sogno a San Severino, una scuola sismicamente sicura, e arriva una nazionale importante che richiamerà tantissima gente. A tal proposito, Paolo Spernanzoni e Giovanni Tranca hanno realizzato un simpaticissimo promo in dialetto doppiando un cartone animato famosissimo, ma non voglio svelare più di tanto perché voglio farlo raccontare proprio direttamente a Paolo, che insieme a Giovanni hanno realizzato questo filmato che poi potrete vedere ovviamente in calce al nostro articolo. Eh sì, noi diciamo abbiamo sostituito le voci originali del cartone animato famosissimo Heidi e l'abbiamo trasformato in Audi sulle colline di Monte Cascià. E questa è una parodia che va avanti ormai da ormai 3 anni e abbiamo avuto il consenso anche da parte e soprattutto da parte del comune di San Severino, che comunque ci ha seguito moltissimo e ci ha chiesto un aiuto per pubblicizzare questo evento, la partita con gli attori, e ci ha chiesto di fare una specie di spot pubblicitario a favore di questo evento, con la speranza che sia seguitissimo, diciamo, ecco. Come dicevi giustamente, sono ormai 3 anni, tantissime puntate che avete già realizzato, però questa è la più importante. Sì, se si può usare per aiutare, come si dice, no? Noi lo facciamo ben volentieri. E noi usiamo sta cosa qui anche perché questo accoppiamento è... Accoppiamento? Adesso, non tanto, però... Monto i video, però... Allora, perché bisogna sapere che lui monta e lui scrive i testi. Beh, ovviamente potete capire anche la differenza, la potete anche vedere. Dicevi, scusa. No, nel senso sta accoppiamento artistico che ha sfornato, diciamo, parecchi episodi, 75, no? Dovrebbe essere 75 episodi 2 anni fa, perciò lo usiamo sempre. Anche a me personalmente mi ha chiamato Francesca Forconi di San Severino chiedendoci per la seconda volta di usare un pezzo di Heidi per poter pubblicizzare qualsiasi cosa, in questo caso la partita, che invitiamo tutti e due ad andarla a vedere per aiutare, diciamo, la causale è sempre il sisma, perciò andate a vedere il calcio, la partita di pallone degli attori, dei campioni delle scuole. E anche senza campioni andateci lo stesso perché vale la pena comunque. Anche se non mi piace il pallone.